Ragazzi, ho visto una partita, però devo analizzare solo alcune cose perché a dir poco scandaloso. Cioè, che secondo me non meritavamo di perdere. È vero, però io sono fiducioso in questi ragazzi perché ci hanno messo la mollia, la cattiveria giusta e la determinazione. Perché si poteva commentare la prestazione dei ragazzi. Però, fino a un certo punto, ci prendiamo un gol. Perché nasce da quello, per me è fallo netto, che secondo me io non ho visto, perché tutte le mummie dicono che quello era fallo in attacco e calcio di punizione, e non ce l'ha concesso quell'arbitro lì. Quindi Andrea Rabiot fa un gol su assist di Fagioli. Questo, anzi di Locatelli, scusate, che al 42esimo ci siamo fatti un po' beccare, che secondo me avevamo fatto una partita preparata. Una nazione cimata. Quindi questo è il primo punto della partita. Poi il secondo punto ci arriviamo perché non voglio commentare, però sono buono perché sono contento oggi dopo qualche minuto ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, che per me stava anche un rigore non misto su Chiesa e nemmeno un altro fallo, perché quello è fuori gioco netto. Sono 2-1 nella Lazio. Quindi tutto a posto, però a dir poco che l'arbitro è stato arbitrato male fino ai 60 minuti di gioco perché si era fermato, però tutto a posto. È là che nasce la rabbia. Perché non meritavamo di perdere. E me lo dico. E mi dico di più di questo, perché questi faranno di tutto per vincere questo campionato. E io mi congratulo con la Juventus perché ha ringraziato tutti, perché io sono con loro. Ok? A me me ne sbatte di questi ragazzi. Me ne sbatto i marroni, però devo essere sincero oggi perché è Pasqua, non voglio dire parolacce. Uno, due, io sono fiero della prestazione che hanno fatto. Andrando anche su Chiesa lo stesso, anche un buon Vlahovic di Maria ad esempio, perché siamo stati generosi a non far passare a nessuno, ma andiamo a dire un'altra cosa ai cari amichetti.
Così come sono alleati tra Ceferino e Camilla, io mi faccio i complimenti. Bravi, continuate ad danneggiare la Juventus. Siete stati bravi. Prima voi mi complimento e io mi complimento solo con la società, perché hanno messo tutti, dalla Maria, a non far sudare i ragazzi, perché se la andiamo a indossare con il sudore, l'anima, hanno messo l'anima in campo e si tifa per la Maria, per la Juventus e tutti insieme, tutti uniti e fino alla fine.